Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Final Fantasy Dissidia, opera omnia, versione giapponese, in quanto è uscita la LD di Setzer. LD di Setzer che esce con un tema, ovviamente con un banner a tema, stile natalizio. E devo ammettere che questa è la prima volta che rimango sorpreso effettivamente per una meccanica di gioco. L'LD di Setzer è interessante. Il termine giusto per poterla definire è interessante. Perché è la prima LD presente all'interno del gioco che finalmente cambia le carte in tavola, giusto per essere in tema. Ovvero riesce a far cappare il limite di danno breve riconsentito oltrepassando difese e resistenze ai danni breveri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il buff di Setzer funziona in maniera randomica, permettendoci di ottenere una percentuale in base ai turni rimanenti di buff che ci permetteranno di colpire in maniera potente, in questo caso, quindi con il massimo breveri consentito, i nostri avversari, nonostante si abbiano delle difese o delle resistenze in questo caso. Quindi veramente utile, soprattutto per quei PG che magari faticano a cappare e faticano a fare dei danni. Quindi è veramente veramente interessante vedere come verrà utilizzata questa LD. C'è anche da dire che l'LD ricarica anche gli utilizzi della 35 CP di Setzer e soprattutto non è un buff estendibile, quindi non avremo la possibilità di poterlo estendere. Avrà una durata complessiva di 9 turni e man mano che scenderanno i turni si abbasserà la capacità di poter infliggere danno massimizzato breveri. Abbiamo fino a 7 turni il 70%, poi dai 6 ai 4 turni abbiamo il 50%, poi 3 turni 30%, 2 turni 20% e un turno 10%. Quindi diciamo che dopo i 4 turni andrebbe rinnovata la LD in modo tale da riavere sempre questo buff attivo. Detto questo, andiamo a vedere il banner, dopo aver parlato un attimo di questa LD di Setzer. Banner a tema ovviamente natalizio con Waka, che viene reprintato all'interno di questo banner, e Setzer che ovviamente esce con la nuova LD. C'è anche Titus BT nel mezzo, che ovviamente dalla free multi è probabilmente il mio premio più ambito, dato che ancora, come potete vedere, non ce l'ho. Oltre ad ovviamente la LD anche di Setzer, che andrò a cercare possibilmente con i ticket, e poi Waka, che comunque possiedo ma che non ho maxato, quindi sinceramente parlando non mi interessa maxare anche Waka nuovamente. Per quanto riguarda poi le armi X, già ce le ho, le 35 e le 15 ce le ho, e la cosa interessante è che, come potete vedere, non è un banner caratterizzato con tutte le armi X. Dato che questo era un banner che praticamente era intitolato tramite la Winter Campaign, quindi viene introdotto tramite la Winter Campaign, si poteva avere il rischio di avere un banner con featured tutte le X, come le abbiamo ricevuto per Aerith, per Galuf, per Ignis, eccetera eccetera. Quindi diciamo dei banner che comunque possedevano delle LD in mezzo a tutte le X. Quindi diciamo che cercare fondamentalmente le LD di Setzer qui potrebbe valere anche le gemme, sono sincero. Però abbiamo la free multi come sempre a disposizione, quindi io direi di vedere cosa riusciamo ad ottenere da questa free multi, che ovviamente fa schifo come sempre, ma questo ormai ci siamo abituati. E dopodiché andremo a spendere un paio di ticket. Li andrò a spendere, vedremo, a 1 a 1, 10 a 10. Sono un po' restio nell'utilizzarne a 10 a 10, soprattutto quando registro i video. X di Waka e 15 di Waka. Va bene, sinceramente una multi che non mi fa né caldo né freddo.
Andiamo a tirare i ticket. Abbiamo 316 ticket. Probabilmente mi fermerei ai 250. Dato che teoricamente mi fermerei a 50 ticket. Ma cioè, tirerei soltanto 50 ticket. Però vediamo un po' come va la situazione. Intanto lancio questi singoli. Vediamo un po' cosa riesco ad ottenere. E poi, male che vada, tiriamo i ticket a 10 a 10 fino ad arrivare alla cifra prestabilita. Nel frattempo Power Stone, che in realtà non mi servono più di tanto, perché ormai di Power Stone sono veramente pieno, quindi non mi serve niente. Mi sarebbe piaciuto la BT da trovare o nella multi o tramite i ticket, però sinceramente parlando non è uscita, quindi va bene così. Allora tiriamo questi ultimi ticket singoli, arriviamo a 300 con i ticket singoli, e poi magari fino a 250 li tiriamo a 10 a 10, così ce li godiamo in maniera diversa. Quindi 302. Ok, ultimo ticket singolo. Partiamo con quelli da 10. Bene, prima trafila di bronzini completata. Due Power Stone, che schifo non fanno mai, però sinceramente vorremmo qualcosa di un po' più succoso. Addirittura un'altra ex di Wacca uscita così da orba azzurra completamente a caso. LD di UH, ovvio, che già avevo. Niente, qui siamo andati male. Va bene, dai. Proviamoci ancora. Orbo dorata, ma senza connecting credo che non valga più di tanto. Non so effettivamente dove voglio fermarmi. Immaginavo. Immaginavo sti banner troll
che ti danno giusto giusto la LED che già c'hai. Veramente pazzesca. Sta cosa è pazzesca. Altro orb dorato, ovviamente, quindi probabile altre LED di UH, possibilmente. Non mi sorprenderei, ho una ex di UH, tanto ormai sono abbastanza abituato. Vabbè, no, ex di Setzer, ok. Almeno non è UH. Va bene, a sto punto ci fermiamo a 200. E che tirare i ticket a 10 a 10 è probabilmente peggio che tirarli singolarmente. Veramente se ne vanno come se non... così, se ne vanno come l'acqua. Se ne vanno veramente come l'acqua. E LED di Setzer. Benissimo, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Trovato. Va bene. Direi che mi è costata... ok, mi è costata probabilmente il giusto. Circa 100 ticket. Fondamentalmente come prezzo non è affatto male. Non è affatto male. Certo, adesso devo portarmi su Setzer. Vediamo un pochettino cosa riesco a combinare in generale con Setzer. Anche perché sono curioso veramente di provare questo nuovo buff. Soprattutto su personaggi che tecnicamente non riuscirebbero a stare all'interno della Lufenia, e quindi vederli fare comunque i numeri grossi, sia perché comunque Setzer possiede anche un 20% di HP up, con addirittura la possibilità di farti cappare il Bravery tramite appunto la sua lotteria, che ti consente di bypassare tutte le difese e tutte le resistenze, quindi direi che ci sta. Voglio appunto anche vedere come si comporta con gli altri personaggi. Sarà figo vedere magari in Lufenia addirittura qualcuno che porterà i personaggi con le armi di bronzo, proprio perché avranno la capacità di poter cappare. Comunque, vedremo un po' cosa effettivamente nasconde questo buff nella sua complessità. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, aver visto il video. Spero che i vostri pull siano andati altrettanto bene. Sono abbastanza soddisfatto, speso il giusto, credo, per un LD, quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.